Seconda parte di questa nostra puntata, entriamo nel cuore intanto del tema legato alla società. Oggi una riunione, la prima in Lega Pro, invitate tutte le neopromosse dalla Serie D, è stato il momento per fare il punto su quello che serve per l'iscrizione al prossimo anno, anche sulle regolamentazioni che i club che approdano in Lega Pro dovranno rispettare proprio per ottenere quella che è una licenza ed è la licenza della Lega Pro. Poi c'è il futuro da costruire nel più breve tempo possibile fra dirigenza e staff tecnico. Allora vediamo il servizio e poi ne parliamo in diretta. Doppio assaggio di Lega Pro in una settimana. L'Ancona si affaccia al nuovo palcoscenico. Sportivamente parlando, comincerà domenica prossima affrontando la Pistoiese nella seconda giornata della Pool Scudetto. Amministrativamente, invece, oggi ha preso coscienza dei passaggi indispensabili per l'iscrizione alla prossima Serie C unica. Ci vuole una fideiussione da 600.000 euro entro il 30 giugno, operazione indispensabile. Poi, solo poi, conteranno i bilanci preventivi di spese, quelli mensili, i contributi di Lega e le altre scartoffie burocratiche. Sarà Andrea Marinelli a garantire la suddetta fideiussione. Lui è il patron, azionista di maggioranza del club, il principale finanziatore dell'Ancona e lo resterà. Non è una novità infatti che gli sponsor, pur confermando gli impegni economici, rimarranno tali. Ma c'è di più, Marinelli presto tornerà a essere anche il presidente. È passato un anno e mezzo da quando si dimise dalla carica nel momento più basso della sua gestione. La promozione di quest'anno gli ha ridestato la voglia di impegnarsi, di sentirsi protagonista con orgoglio. Complice del ritorno di Marinelli sulla poltrona di numero uno, l'inibizione dell'uscente Gilberto Mancini, squalificato 5 mesi per il caso Ayub e il suo decadimento naturale a luglio dalla carica. Marinelli ha provato a offrire ruolo a Petrolini, magari per ingolosirlo, ottenendo un rifiuto dovuto allo status di sponsor del titolare della Golden Gas. E allora Marinelli, di nuovo presidente, con il compito di rivedere l'organizzazione dirigenziale, snellire la struttura, professionalizzarla quel tanto che basta per dimostrare di aver captato i consigli di Sandro Marcacci. Ecco, il DS dovrebbe sciogliere la riserva a fine mese, ma la sua conferma non pare affatto in dubbio. L'importante è che abbia un canale unico e diretto con Marinelli, senza messaggeri o terze persone che si intromettano. È questa la ricetta giusta per approcciarsi alla Lega Pro. Abbiamo parlato della riunione di oggi, c'è anche un comunicato sul sito dell'Ancona 1905 in cui si fa un po' il punto, anche se la discussione, lo premettiamo, è stata assolutamente introduttiva. Al di là della fideiussione da 600.000 euro entro il 20 giugno, questa però era una di quelle cose che tra virgolette si sapevano già, impegni sicuramente più esosi per le società, proprio perché il prossimo sarà il primo vero anno della nuova Serie C e unica. In rappresentanza del club oggi a Firenze nella sede della Lega Pro c'erano il presidente Gilberto Mancini, il segretario Remo Raggetti, i commercialisti Luca Pesce e Simone Benedetti e il tesoriere Angelo Bonfitto, oltre come detto a al quadro sull'iscrizione si sono trattati altri argomenti come quello di natura strutturale, come le misure regolamentari del campo di gioco, gli ingressi, la videosorveglianza e poi argomenti invece organizzativi come le figure essenziali in società. Insomma, questa è forse la parte che più si ricollega al servizio che abbiamo visto prima. Mauro, tu nella prima parte avevi già fatto un quadro molto molto chiaro. Poche persone messe al posto giusto, persone che siano competenti per il ruolo che svolgeranno, però poche persone messe al posto giusto, questa può essere e deve essere la strada per la Lega Pro e poi per tutto quello che ne verrà. Sì, come ho detto prima, la strada deve essere questa, perché poi dopo la società deve avere una base forte e oggi ce l'ha, quindi possiamo stare tranquilli. Poi, come ho detto prima, logicamente poche persone, perché poi dopo succede, quando tutti vogliono mettere bocca diventa un po' un casino. Quindi poche persone al posto giusto, secondo me questa è la ricetta vincente da effettuare. Le parole di un paio di settimane fa, forse tre, di Sandro Marcaccio, hai avuto modo di ascoltarle, magari non so se ti sei fatto un'idea, se le sue parole sono state sufficientemente chiare. Sì, per comprendere quali devono essere i progetti, insomma. Sì, sono state molto chiare. Adesso io poi dopo riferimento questo non lo so, però
effettivamente ha detto delle cose giuste, perché è un conto il professionismo, è un conto il dilettantismo, ma no, senza nulla togliere a nessuno, però se uno dice una cosa, oppure se io dico una cosa, non è perché io chissà cosa devo fare, devo capire o cos'è, io te lo dico per il bene dell'Ancona, cioè io personalmente, io penso che Marcaccio sia così, io Mauro Bertarelli, se devo dire una cosa per migliorare una cosa per l'Ancona Calcio, so io, ma te lo dico con il cuore, poi posso sbagliare anch'io, però siccome ho avuto la fortuna di stare in degli ambienti dove ho fatto sempre il professionismo, quindi te la dico proprio così, spassionatamente, e secondo me è giusto quello che ho detto prima, è giusto quello che ha detto fondamentalmente Marcaccio, poi dopo le persone, questo io non lo so perché sono nel settore giovanile, quindi diventa poi difficile, però effettivamente ci saranno poi le persone che sceglieranno poi dopo quegli individui, che pochi, che dovrebbero stare al posto giusto. Qui non si fa un discorso, no, di figure, di persone, si fa piuttosto un discorso di dirigenza in senso compiuto. Sulle parole invece di Sandro Marcaccio, tu che idea hai avuto, Gianmarco? Beh, io sarei un po' diretto interessato per essere chiamato in casa, quindi per me è difficile. Io l'unica cosa che posso dire, sono d'accordo con Mauro, è chiaro, una cosa è il dilettantismo, una cosa è il professionismo. E persone che lavorino a 360 gradi per l'Ancona, come ha detto Mauro, delle volte purtroppo, io l'ho vissuto da giocatore, bisogna fare delle scelte aziendali che invece di cuore. Per il cuore rimarrebbero tutti, purtroppo bisognerà fare delle scelte, ma io ho strafiducia nel direttore e nella società, quindi ecco. Però sono troppo interessato a questa cosa, non posso dare altri giudizi. Su, tra virgolette, l'obbligo di partire, anzi di continuare ancora con Marcaccio, siamo tutti d'accordo, insomma. Quello che traspare è il fatto che si va verso questa conferma, che il tempo che passerà da qui fino a quando insomma, così Marcaccio stesso non ne dirà sì, resto, è quello che serve per, ecco, per rivedere un po' la struttura, no? Per riflettere, sì, sicuramente, anche perché questo salto l'abbiamo visto, non è solo nel campo, quindi nell'asticella che si alza, ma sotto tantissimi aspetti organizzativo, quindi sì, va nel professionismo a tutti gli effetti. Come hai detto giustamente te, servono delle figure essenziali che magari prima potevano essere anche messe in secondo piano, invece ora occorrerà un organigramma societario serio, ce lo era anche prima, però delle figure non potranno prescindere da altre. E anche qui, Snello, anche Snello, numero. Sicuramente. E il vantaggio è stato che nonostante ci fossero stati tanti soci e quindi anche tanti imprenditori vicini all'Ancona, ognuno è rimasto al suo posto e hanno contribuito in maniera genuina e sana. Nessuno ha messo bocca, nessuno ha voluto, diciamo, avere un ruolo da protagonista, e questa è la linea. Se gli sponsor dessero un'ulteriore mano, uno sforzo maggiore, credo che Marinelli ne sarebbe assolutamente contento. E quindi si va anche però alla presidenza bis di Marinelli stesso. Questo può comportare che cosa? Un rapporto ancor più diretto tra Sandro Marcaccio e Marinelli, il che potrebbe essere considerato un po' l'ottimo di tutta questa circostanza? Sì, è quello che Marinelli, è arrivato un po' per lui il grande esame, quindi il salto del professionismo è soprattutto per lui, per colui che negli ultimi anni ha investito davvero tantissime risorse personali per questa causa, questo è bene ricordarlo ogni volta, e quindi quest'anno dovrà fare delle scelte ancora di più determinanti rispetto agli anni scorsi, perché il margine d'errore si assottiglia. Ha una persona di assoluta garanzia vicino e quindi dovrà anche magari fare qualcosa che prima non avrebbe fatto. Oh, non male comunque neanche l'importo della fideiussione per l'iscrizione, perché insomma sono 600.000 euro. Sì, non sono proprio pochi, da garantire entro il 30 giugno, quindi entro un mese e mezzo. Insomma, Marinelli ha le spalle assolutamente larghe, quindi non ci saranno problemi, però è bene sempre ricordarlo, perché sono soldi, insomma, più di 1 miliardo di vecchie lire, così da garantire in pochi giorni, non tutti se lo possono permettere. Oh, c'è un sms, qui torniamo sull'aspetto squadra. Restano Lori, Barillaro, Di Dio, Malus, Paoli, Caccioli, Di Ceglie, Cazzola, Bondi, Degano, Tavares, Pizzi, Sivilla, Morbidelli. Da comprare un centrale forte, un terzino, Rizzato, Moretti, Camillucci, Ridolfi e Melchiorri.
fatta campagna acquisti, fatta già la squadra, non c'è più bisogno di niente. Da sottolineare che degli eventuali consigli per nuovi acquisti, non tutti hanno fatto la Serie C. Sicuramente sì per Rizzato, per Camillucci, per Melchiorri, fresco di Serie B, così come per Rizzato, mentre per Moretti credo si parli di quello del Matelica, sì, novizio diciamo di Lega Pro, e per Ridolfi idem, però Ridolfi è il giovane che più di tutti si parla e si è parlato per un approdo tra i professionisti. Numero molto molto ampio però di conferme. Sono un po' tutti quelli che appunto abbiamo detto spiccano per personalità, Gianmarco, no? Tu che li conosci tutti, senza far torto a quelli che non sono nominati, anche perché qui si tratta soltanto di un SMS, ma le idee potrebbero convergere o divergere sulle riconferme. Però insomma questi sono quelli che più di altri hanno avuto la personalità, hanno dimostrato la personalità. Poi ci mancherebbe anche Biso, però per Biso bisognerebbe fare un discorso a parte, anche per un futuro impiego, insomma. No, volevo prendere il messaggio, lo mandavo a Marcaccio per domani, così abbiamo fatto la squadra, sì. No, perché ho visto che era completa la formazione. Sì, dai. Credo che no, insomma, di questi nomi molti sono quelli che poi effettivamente avranno conferma. I tifosi, ci mancherebbe, qualsiasi squadra inizierebbero a fare le formazioni, però dai, non sta bene nei riguardi di tutti gli altri, perché come diceva Benedetto, tutti hanno portato l'acqua al mulino bianco-rosso, quindi adesso aspetta la società, al direttore, speriamo che ufficializzi il prima possibile, perché e poi ci penserà lui, ecco. Tutti sono meritevoli di conferma, però purtroppo qualcuno non vestirà più la casacca bianco-rossa e vedremo, insomma, dai, aspettiamo. Però tutti questi giocatori menzionati, anche gli altri che... Rizzato, Melchiori sono ottimi giocatori, ecco, tutti quelli menzionati. Beh, questo sarebbe un bel nucleo, però, no? Sì, anche se chi ha scritto. E forse siamo molto, molto vicini anche a quello che succederà, possiamo dirlo. Anche se le vedute del DS Dorico sono molto più ampie, perché penso che nessuno avrebbe scommesso un centesimo in Bondi o in Tavares, perché forse in pochi li conoscevano. Quindi il panorama, il bacino da cui può attingere Marcaccio è forse 100 volte superiore a quello che possiamo vedere anche noi dal nostro calcio locale. Io per Melchiorri ho veramente un pallino, come per Rizzato sicuramente, anche lo stesso Nicola Moretti, di cui Cornacchini stravede, però insomma saranno a fare delle scelte molto delicate, perché ripeto, non si potrà sbagliare tanto. Anche su alcuni di questi, come Bondi o come Tavares, insomma, hanno fatto un ritorno in Italia apposta per sposare questo progetto. Si presume che non sia fine a se stesso soltanto per un anno, ma che ci possa essere un prolungamento o comunque almeno un altro anno in Serie C. Idea della Lega Pro dell'anno prossimo, Mauro, molto vicini ad una B2 che ad una C1 a cui forse siamo stati abituati quest'anno e l'anno prima ancora. No, sicuramente diventa un campionato molto importante, ma era giusto poi effettivamente, perché poi dopo con tutte queste società in crisi a livello economico, era giusto poi che questa nuova Lega Pro poi venga rappresentata da società veramente solide, con squadre importanti, città importanti. E diventa a questo punto, secondo me, veramente una B2, perché poi dopo città come Ancona, Pistoia, adesso queste qua, città di Lucca, ma tante, è giusto poi che chi economicamente ha la forza per andare avanti, vada avanti, chi purtroppo non ce la fa, è giusto che torni tra i dilettanti, io almeno la penso così. Ci sarà molto più divario, nel senso che ci si può ritrovare ad un passo dal dilettantismo se si lotta per la salvezza, ma anche ad un passo dalla B se si dovesse fare un campionato di vertice. Infatti, il salto è, insomma, la forbice è molto ampia. Infatti, ai campionati tranquilli non credo, perché di solito o scivoli verso il basso e ti ritrovi invischiato nelle lotte per non retrocedere, oppure sorprendentemente ti ritrovi a ridosso delle prime posizioni. Sarà fondamentale non sbagliare le partite in casa, andare a cercare qualche blitz in trasferta, ma saranno campi caldissimi, penso Salerno, penso lo stesso derby con l'Ascoli. Tu quanti ne hai fatti, Mauro, derby con l'Ascoli? Ne ho fatti un paio. Squadre adesso al di là dell'Ascoli, quella vabbè è una partita a parte, però società importanti,
Ed è bello anche perché poi dopo effettivamente andare a giocare certe partite dà anche gusto, quindi diventa un campionato, come hai detto tu Andrea, di una B2 effettivamente. Si parte con l'obiettivo di fare un campionato il più tranquillo possibile, con una squadra da battaglia, considerato un budget non di primissima fascia, ma siamo sicuri che dovesse essere Sandro Marcaccio il DS dell'anno prossimo, poi non si riesca a costruire una squadra che possa puntare a qualche cosa di diverso, proprio grazie a quei canali, quel modo di fare che Marcaccio ha, e sa benissimo che questa è una città a cui la cultura della sconfitta non è così facile da insegnare, no? Sì, proprio Marcaccio il giorno della promozione dell'Ancona ricordava l'ultima promozione in Serie B proprio guidata da lui con Mastronunzio e soci, dove la Salernitana spese almeno 4 volte tanto quello che spese l'Ancona, arrivando dietro a pochissimi punti e poi conquistando la Serie B comunque con i playoff contro il Taranto, che aveva a sua volta speso almeno il doppio rispetto alla formazione dorica. Quindi quello che dice è verissimo, dipende come si vanno a investire certe risorse. Allora, c'è un SMS per Bertarelli. Mauro, ti ricordi il gol direttamente da calcio d'angolo in Ancona Pisa di qualche anno fa? Ogni tanto ancora lo sogno di notte, che spettacolo. Oh, questo è uno dei due SMS che puntualmente arrivano quando Mauro Bertarelli ospite qui. L'altro è del calcio di rigore in Coppa Italia con la Samp. Sì, contro l'Ancona, questo esatto, questo è quello più bello perché è legato ad un bel ricordo oltre che ad un gran bel gol. Ringrazio che ha scritto qualche anno fa, forse ne sono passati 20 di anni. Sì, qualche anno fa, era l'anno della promozione storica. Me lo ricordo bene, come faccio a dimenticarlo? Tra l'altro, credo che come sia detto, girone di andata, quindi Ancona Pisa 2-0, dove fece una doppietta al dorico, uno ecco su calcio d'angolo. Che ancora rivedo perché ho quella famosa cassetta. Ce l'hanno tutti. Che tutti ce l'hanno. Ogni tanto la rivedo e come Ancona, sì. Che ogni volta che rivedo quei gol, effettivamente al dorico fa sempre un effetto strano a livello di emozioni, perché sono passati, è vero, non qualche anno, ma 20 anni. Però penso che quella promozione lì, in quello stadio lì, rimarrà sempre per sempre nei cuori della città di Ancona, ecco, dei tifosi. Allora, altri due SMS. Tranquilli, ci pensa Marcaccio, sa lui chi prendere, non ci dobbiamo preoccupare di niente, sempre se rimane. Beh, su Marcaccio ce ne potresti dire tante, anche tu che l'hai conosciuto quest'anno, insomma. È sempre molto, molto particolare anche nel suo modo di comportarsi, un DS atipico forse, anche per il rapporto comunque umano che riesce a creare con tutti i giocatori, un feeling che si instaura e ce ne sono pochi che non hanno qualche cosa per cui sono legati con Marcaccio. Ma ti posso dire solo una cosa che ho notato, perché sembrerebbe una cosa banale, ma cioè lui ad esempio può star male il giovane che ha fatto 0 partite e il viso della situazione, e lui lo chiama quotidianamente e magari lo accompagna lui all'ospedale. E io sinceramente in 20 anni che ho giocato a calcio, anche pur non giocando a livelli altissimi, non l'ho mai visto da un direttore sportivo una cosa del genere. Questa è solo una delle tante cose. Capisco perché i giocatori si affezionano a lui, perché è uno molto diretto. Lui, ti dico, tratta il viso della situazione, grandissimo giocatore che ha fatto la Serie A, Mattia, giocatore eccezionale che ha calcato, al Tenace, il Miceli, che hanno fatto 0 partite, alla stessa maniera. Quindi capisci le doti umane di questa persona, ecco perché, ma te lo dico proprio, cioè mi viene dal cuore veramente, io parlo di questa persona, io 20 anni ho avuto tanti direttori sportivi che sinceramente facevano più interessi propri che della squadra. Lui vuole bene alla sua squadra, lui è capace di litigare per i suoi giocatori, veramente, è una persona, ce ne sono poche. Non lo faccio assolutamente, questo prescinde dal mio ruolo. Ti dico, io potrei andare il prossimo anno, potrei essere da tutta un'altra parte, ma lui lo ringrazierò sempre. Però cosa farà l'anno prossimo?
No, perché no, adesso no, visto no, che no. Ce l'hai detto, cosa? No, non è importante quello che farò io, è importante. Però saresti contento se continuassi? Assolutamente, assolutamente, perché come diceva Mauro, per me Ancona, cioè lo sapete, ho avuto la fortuna di essere prima tifoso, che Mauro quel giorno lì, io quando Mauro fece il gol ero in curva, immaginate voi, avevo quindi vicino stesso. Ero in curva sul suo gol, arrampicato sopra le transenne, te lo posso dire tranquillamente, ero un pazzo scatenato, poi ho giocato, ho giochicchiato qualche anno, ho avuto, tra virgolette, nella sfortuna, la fortuna di ritrovarmi a giocare in Ancona, purtroppo in categorie basse, però per me è stato un onore, ma un onore grandissimo, una felicità immensa, e poi adesso in questo ruolo, però non conta quello che farò io, conta quello che sarà la squadra, quindi... Però ecco, ti ho fatto un piccolo aneddoto di Marcaccio, quello che è questa persona. Ecco. Invece cosa ha imparato da questo ruolo? In fondo è un ruolo particolare, sì. No? Per cui la definizione è sempre molto labile, si può dire tutto, sì. Di un team manager. Io, però in realtà... Ecco, io ogni volta che mi chiedevano, siccome io sono molto pane pane, vino al vino, dicevo accompagnatore della squadra, ecco, accompagnare i ragazzi. Per me l'accompagnare questi ragazzi è stata la felicità più grande, perché vivere con loro la partita dalla panchina per me era la cosa più bella, stare vicino al mister, capire quello che vuole il mister e quello che vuole il direttore, fare da trade union tra la società e i ragazzi. Delle volte per me è stato anche difficile, perché dire delle cose ai ragazzi che io non sopportavo sentirmi dire dal mio accompagnatore, dal mio direttore, non è stato facile, però il direttore mi ha sempre detto bastano una o due parole e i ragazzi capiscono. Spero, insomma, di aver avuto la stima della squadra, solo quello, poi dopo ti dico quello che sarà, non è importante il mio ruolo, è importante altri ruoli. Allora, visto che abbiamo la nota VHSA come Ancona e quindi abbiamo anche qualche gol di Mauro, se possiamo metterli in onda, intanto così li rivediamo piano piano. La qualità è buona. Questo è il gol con la Reggiana. Sotto la curva nord, gol in quel 2-0. Questo poi fu un gol importante a Venezia. Questo fu il gol del 2-1, sbaglio? Sì. Il gol vittoria. Sì. Poi questa girata al volo con il Cesena in casa per l'1-1. Adesso aspettiamo soltanto di vedere questo gol da calcio d'angolo. Non male il gol in un altro di quei bei derby con il Pescara, il gol però all'Adriatico. Qui siamo in casa contro il Padova per 2-0. Non l'hai passata qui però? No, no, non l'hai passata. Questi sono i due gol col Pisa. Cavalieri? Girata qui. Il primo sotto porta e poi si vede bene anche da un'inquadratura più laterale il gol da calcio d'angolo. Eccolo qui. Però ci puoi dire, ci hai mirato oppure? Ci ha mirato proprio in allenamento. No, dopo ci vuole anche quel pizzico di fortuna, però effettivamente sì, erano... Scusami, quanto pesa questo gol nella... È stato un pareggio fondamentale poi dopo per la cavalcata. Tre tocchi. Però il muro che c'era dietro di Anconetani, che erano 7.000 anconetani, segnare lì sotto... Sì, quell'anno lì è stato un crescendo di emozioni da tanti punti di vista, miei personali, di squadra, di città, non solo di città ma anche di tanti paesi vicino che venivano a vederla Ancona. È stata un'annata proprio indimenticabile, per questo poi dopo è diventata storica, perché poi fu la prima promozione in Serie A. Quanto riguarda il calcio d'angolo... ci tiravo in porta, poi quel giorno fortunatamente è andata lì. E questi quindi... sono. Insomma, perché questa coppia fu così ben assortita con Tovalieri? Perché c'era un altro direttore sportivo che capiva di calcio, che era Italo Castellani. E quindi adesso poi dopo, al di là della coppia di me e Sandro, però effettivamente c'era la squadra, c'era la città, c'era tutto. Quando le cose poi dopo
vanno bene diventa tutto, tutto più facile. Io mi ricordo c'era proprio un coinvolgimento da parte di tutta la città, ma non solo della città di Ancona, di tanta gente che veniva da fuori a vedere, cosa che oggi purtroppo effettivamente non c'è più quell'attaccamento. Io mi ricordo gente addirittura, adesso mi faccio riferimento a quel tifoso di Iesi, ma veniva gente di Iesi a tifare l'Ancona, Porto Recanati, Filottrano. La speranza è che con la Lega Pro che se riesca, si riesca, però io ho visto anche negli anni anche adesso, di Mastro Nunzio, per dire, sì, non c'è stata più quella, è vero, quella forza, quell'attaccamento a, come quell'anno lì effettivamente. Eppure l'ultima Serie A era così. Ecco, io mi ricordo questo particolare, tanti particolari, ma questo attaccamento proprio alla maglia, proprio di parte di tutta la città, di tutti i paesi intorno, della tifoseria, non c'è stata più questa cosa. È difficile anche ricrearla poi, perché i tempi sono cambiati. Questi ultimi 4 anni purtroppo non hanno fatto bene, nel senso che lo scontrarsi con, insomma, con tifoserie, con squadre del territorio non ha fatto altro che acuire un po' le inimicizie e le rivalità stesse. Un paio di sms li leggiamo. Ieri in TV ho veduto Frosinone, Salernitana e Monticciolo. E ancora... Montervino, qui correggiamo Gianni perché si trattava di Montervino. E ancora un gran giocatore, Gianni. Bravo, anche... Neger, ero io. Anche se un pochettino in là con gli anni, insomma. Qui ci tirano le orecchie perché dicono: scusate, ma la prossima stagione sportiva 2014-2015 è la seguente: Serie A, Serie B e la Lega Pro ex Serie C divisa in 3 gironi. Non diciamo sciocchezze chiamandola B2. Quando si parla di B2 è per dare un senso di un livello tecnico un pochettino più elevato delle ultime edizioni della Serie C. E quindi ce l'avviciniamo, proprio perché ci sarà molta più selezione all'ingresso in Lega Pro, la avviciniamo a una B e allora si chiama B2. È ovvio che si chiamerà Lega Pro, è ovvio che sarà una Serie C unica, e tanto per far capire a cosa potremo andare incontro, cioè a degli squadroni, a gironi piuttosto tosti, penso in particolare al girone sud, ammesso che le divisioni siano per orizzontale e non in altre maniere, insomma, cervellotiche, però. Ma sì, l'anno prossimo sarà una ex C1 e non una ex C2, perché sono retrocesse la metà dalla C2 nei dilettanti. E io ogni volta che abbiamo commentato l'Ancona in C1 abbiamo sempre parlato di B2, proprio perché Nobili decadute poi non riuscivano nei campi di Serie C a risalire con facilità, il Messina, tantissime altre squadre. Quindi credo che questa affermazione... Scudetto, ma di fatto ora ci interessa di più sapere cosa bolle in pentola per quanto riguarda il futuro di Marcaccio e se già circolano nomi su possibili arrivi e partenze. Saluti a tutti da Cristian. Sui nomi ci divertiremmo anche una puntata intera, abbiamo fatto qualche cenno con un elenco dei possibili, dei papabili in odore di riconferma. Su nuovi arrivi è ovvio che prima delle ufficializzazioni molto difficile che si possa pensare a nuovi arrivi. C'è da stabilire comunque nero su bianco anche il budget, e questa è una cosa non di poco conto quando poi ci si affaccerà al mercato. Conosciamo bene anche quali sono le modalità di lavoro di Sandro Marcaccio, che si muove sempre con una certa calma, perché poi insomma le occasioni vere in Lega Pro spesso possono arrivare alla fine e non tanto all'inizio del calciomercato estivo. E poi in questo momento poche cose vere circolano, molte voci, ma le voci in questo momento si può dare soltanto un piccolo peso, perché poi vengono quasi sempre smentite dai fatti nei prossimi mesi. Ora parliamo delle belle e tante iniziative che i tifosi dell'Ancona hanno messo in campo per gli alluvionati, perché insomma una foto particolare ha fatto il giro del web e certifica il cuore della tifoseria dell'Ancona. Vediamo il servizio e poi ne facciamo un piccolo cenno in diretta. Quando tifoso è sinonimo di meraviglioso. Così ha commentato il sito della Lega Serie A la foto che ritrae un gruppo di ragazzi della curva nord con pale in mano, scarpone in piedi e tanto orgoglio, mentre sta aiutando la popolazione alluvionata di Senigallia. Una foto che ha fatto il giro del web in poche ore, che certifica l'impegno che fin da subito i tifosi dorici hanno messo in campo per chi ne ha più bisogno.
Appena 24 ore dopo lo scorso drammatico 3 maggio, gli ultras Sosteniamo l'Ancona e i Cuba avevano avviato una raccolta fondi. Nei giorni che sono seguiti, la sede della Curva Nord è diventata un punto di raccolta di prodotti per la pulizia, indumenti, cibi, quant'altro fosse indispensabile da consegnare alla cittadinanza senigalliese. Ogni giorno squadre di ragazzi percorre la ventina di chilometri dal capoluogo alla frazione di Borgo Bicchi e non solo, con furgoni carichi di cose e il cuore colmo di solidarietà, mettendosi al servizio della Caritas e della grande macchina dei soccorsi. Si è arrivati perfino a organizzare un triangolare con incasso pro alluvionati tra l'Ancona, la Vigor Senigallia e la polisportiva Sata Shakur. I problemi organizzativi e la seconda fase dell'emergenza hanno consigliato di rinviare l'appuntamento a data da destinarsi. Si penserà, sia populistico sottolineare che anche questi sono ultras, che c'è anche un'altra faccia alla medaglia, che non ci sono solo i geni o i cori di discriminazione territoriale. Per chi conosce però uno stile di vita come quello dei ragazzi della Nord, la foto di questo gruppo di persone al servizio del prossimo è quanto di più emblematico. Più di ogni parola, più di ogni commento. Allora, questo è anche, diciamo, un omaggio che lo stesso sito ufficiale della Lega di Serie A ha fatto, proprio perché insomma girava questa foto. Ci si sorprende di questo quando non ci si dovrebbe poi sorprendere di questo, no Gianmarco? Perché spesso, soprattutto in questi ultimi anni, quando si parla di ultras, e la parola ultras porta con sé una serie di accezioni in negativo, perché purtroppo ci sono stati tanti episodi brutti, ma quando ci sono anche degli episodi meritevoli come questo, forse bisognerebbe cominciare a fare un po' di distinguo. No, sicuramente questa iniziativa è da lodare, non c'è bisogno che lo dica io in questa sede. Assolutamente i ragazzi della Curva Nord hanno dimostrato ancora una volta quella sensibilità che l'ha contraddistinti degli anni. Quindi adesso è facile dire sempre quelli della curva, i scontri. E allora, come dicevo prima, io ho vissuto anche questa fase. E, difficile da spiegare, nel senso, c'è una sorta di grande aggregazione. Quindi quando succedono certi tipi di cose che non dovrebbero succedere, tipo scontri, sono dovute, come diceva Mauro, a rivalità storiche, delle volte, che vanno al di là, a difesa dei propri colori. Quindi io qui non sto a giustificare il fatto che ci devono assolutamente, che ci devono essere gli scontri, però vedi che vengono fuori da questi ragazzi cose che non farebbero altre persone, che tante volte parlano magari e dicono delinquenti a questi ragazzi. Quindi bisogna stare tranquilli, portare sempre alla serenità, perché è giusto, come è successo ad esempio alla finale di Coppa Italia, delle cose su cui meglio stendere, cioè, un velo pietoso, anche perché inqualificabili, perché se ne sono stati portare già addirittura un tifoso estraneo alle due tifoserie una pistola, queste sono cose che fanno veramente rabbrividire, ti fanno pensare tanto. Questo non c'entra col calcio, queste cose qui che fanno questi ragazzi, questa iniziativa, questa c'entra con il calcio, perché è quella sensibilità che c'ha dentro un tifoso, sia di curva che di gradinata che di tribuna, però loro l'hanno fatto. È la stessa passione che spinge gli ultras a seguire la squadra in tutta l'Italia, in tutto il mondo. E poi gli ultras dell'Ancona sono tradizionalmente sensibili a ogni tipo di atteggiamento solidale, penso anche alla raccolta fondi per i paesi più bisognosi d'Argentina e tanti altri, e l'associazione Sata Shakur ne è proprio l'esempio tangibile di questo. Quindi nel corso degli anni ci sono stati tantissimi esempi, questo in Senegal è magnifico. Ultimo sms prima della nostra seconda pausa. Buonasera a tutti, volevo dire che per gli acquisti conviene aspettare, dato che molte squadre di Lega Pro non si iscriveranno e si potrà avere giocatori di spessore senza spendere soldi, tanti infatti verrebbero di corsa ad Ancona. È vero questo, come è vero che qualche soldo bisognerà spenderlo, ma sicuramente è giusto che, aspettando, anche le richieste di chi viene cercato si potrebbero abbassare. Ci fermiamo per un'altra pausa? Così finisce qui la seconda parte della serata biancorossa, noi ci vediamo tra poco.